Cari amici, vi rubo solo un attimo per farvi i migliori auguri di buona Pasqua. Pasqua significa imparare a tenere unita morte e risurrezione. La contempliamo in Gesù ogni anno, in questa solennità, ma siamo chiamati a imparare che sempre morte e vita sono congiunti. Non si può bypassare la morte per avere la vita e non si può pensare che possa esserci un cammino di crescita spirituale, di crescita nell'amore, di crescita nella vita di coppia, senza che ci sia il morire, il perdere, sapendo poi che c'è una novità. Noi non sempre sappiamo qual è la novità, qual è la bellezza che esce dalla croce, che esce dalla morte, che esce dal perdere, ma c'è sempre una novità. Questa ci è data certamente dal Signore Gesù e dal suo Spirito che abita in noi. L'altra cosa che volevo ricordarvi è il convegno, il prossimo convegno, 28 giugno, 1 luglio. Sarà un convegno importante anche quest'anno. Io vorrei sottolinearvi solamente il primo giorno, quando avremo la gioia della presenza per la prima volta del Vescovo di Verona. Sarà un'occasione per fargli sapere quanto e come sono stati preziosi questi convegni per nutrire tante coppie di sposi. Nello stesso tempo l'altra figura importante che avremo è padre Hermes Ronchi, che voi conoscete, quello che ha predicato gli esercizi al Papa, e l'altro è Donaldo Martin, che rifletterà particolarmente sul come Cristo ama la Chiesa, Efesini 5,32. Noi sappiamo che questo come Cristo ama la Chiesa costituisce l'anima del mistero progetto grande, del progetto che vuole tradurre in concreto la bellezza di questo Cristo che ama fino a darsi totalmente, Cristo che ama la Chiesa. È il nostro mistero grande, il mistero grande di ciascuna coppia, il mistero grande della Chiesa stessa. E noi lo vogliamo vivere e cantare, particolarmente in questa solennità della Pasqua. Grazie e auguri tantissimi.